12 gol, 5 assist, un ruolo centrale negli schemi dell'audace Cerignola, con Ivan Tisci prima e con Giuseppe Raffaele poi. E il miglior Filippo D'Andrea della carriera, risponde il diretto interessato, autore di una doppietta decisiva nel 3-0 del Monterisi sulla Virtus Francavilla. No, lo dicono i gol che ho fatto, quindi diciamo di sì, dai. Sì, la dedico a tre ragazzi del gruppo, della squadra, Capomaggio, Ruggero e Trezza, due che si sono operati e uno per problemi familiari non c'è qua con noi. Aveva firmato il suo contatore personale al 28 gennaio D'Andrea, allora fu addirittura tripletta davanti al pubblico amico in una rimonta per 4-2 sul Crotone che aveva spedito l'Audace in piena zona playoff. Da quella partita è rimasto a secco per 11 incontri, ai quali sommare l'assenza per squalifica contro il Monterosi. Nel mezzo il Cerignola ha cambiato guida tecnica e modulo di gioco con il 3-5-2 che ha preso il posto del 4-3-1-2 o del 4-3-2-1. Risultato, dopo un periodo di acclimatamento a nuovi dettami tattici, D'Andrea ha ripreso a parlare con il codice che conosce meglio di tutti, il gol. Ritornato a palesarsi nel tabellino dell'attaccante 26enne in una notte da ricordare, in cui il Cerignola è stato padrone della partita dall'inizio alla fine. Ce lo meritiamo, dopo le prestazioni che abbiamo fatto in quest'ultimo mese e mezzo, sono contento ed è merito di questa squadra, di questo gruppo, che è un gruppo fantastico. Abbiamo fatto il nostro gioco come l'abbiamo fatto a Catania, a Potenza, un po' meno forse a Picerno, però noi ovunque andiamo cerchiamo di imporre il nostro gioco. E ora arriva il bello, che nel caso del Cerignola coincide con il derby di domenica sera alle 20 allo Zaccheria di Foggia, di fronte ai rossoneri di Cudini, oggi a +1 sull'Audace e al decimo posto, l'ultimo valido per partecipare ai playoff. A 11 mesi dalla clamorosa eliminazione dalla fase nazionale degli spareggi, con la rimonta del Foggia per 3-0 dopo il 4-1 dell'andata al Monterisi, e con replay a 4 mesi di distanza dall'ultima partita tra le due squadre, vinta per 2-0 dai padroni di casa il 19 dicembre a Cerignola, partita che questa volta vale un sequel nella post season. D'Andrea, che tra i pro non aveva mai segnato così tanto in carriera, non ha mai fatto gol al Foggia in 4 incroci, questa volta spera di sfatare il mini tabù per rintuzzare il suo record di marcature in C e permettere al Cerignola di guardare oltre la 38esima giornata. È forse il destino che ci porta a giocare di nuovo in quello stadio, quindi speriamo di fare una grande partita e vediamo quello che viene.